Ecco gli highlights, il fischio di Centi, Fiorentina e Milan chiudono lo sabato pomeriggio di primavera, uno team, il primo fondo è della Fiorentina con questa conclusione difficile anche solo da pensare di Fiorini che ha provato a beffare Ljungdahl dalla sua metà campo. Sorriso del capitano della Fiorentina. Il Milan dall'altra parte con Tonin che prova a sfondare, ci riesce una volta, ci riesce due e poi al posto giusto, nel momento giusto, Chiti chiude in calcio d'angolo questa potenziale occasione per il Milan. Corre rosso e neri davanti con questo destro di Kerkez, non è il suo piede, si vede. Terzino ungherese ha provato a bagnare l'esordio del titolare con il gol, si rimane 0-0. Calcio d'angolo per la Fiorentina, battuto, si accende una mischia, la palla esce per Alessandro Bianco, il destro deviato. Un'altra potenziale occasione della partita, la prima per la Fiorentina con il destro di Bianco. Poi Di Stefano prova a passare, la palla viene messa fuori, altro angolo per la Fiorentina. Che arrivava a tredicesima, 13 punti a questo appuntamento. Punizione per il Milan, il destro di Mionic, si apre la barriera della Fiorentina per fortuna di Brancolini, però la palla finisce in calcio d'angolo. Rimessa lunga di Pierozzi, lotta Corradini che torna da Pierozzi, il cross si avvita, Monteanu ha cercato e non trovato l'1-0. Questo bel colpo di testa al numero 9, la palla fuori, ancora Fiorentina da quella parte con Pierozzi, il cross lungo per Milani nel primo tempo, Pierozzi e Di Stefano a sinistra hanno provato a creare i maggiori pericoli al Milan. Milan che invece prova a chiudere avanti la prima frazione di gioco, prima con questo destro largo di Mionic, poi con l'occasione più grande di tutto il primo tempo, quella capitata sui piedi di Elilali, è bravissimo Brancolini a levare la gamba, andare giù velocemente, salvare la Fiorentina all'ultimo secondo del primo tempo che si chiude infatti 0-0. Nella ripresa senza cambi, Centi fischia e Di Stefano lascia Fiorini che con il destro calcia per la prima volta nello specchio della porta per la Fiorentina, scalda la presa di Ljungdahl che in due tempi chiude dall'altra parte. Occasione per il Milan, capitata ghiottissima sui piedi Elilali, questo è più di un rigore in movimento, manda alto il numero 11 per fortuna delle Fiorentine, si rimane 0-0. Fiorentina che poi con Bianco che imbuca ottimamente per Monteanu che entra in area col destro, chiude col sinistro, Ljungdahl tocca ma non basta, è 1-0 Fiorentina, il quarto gol in campionato del centravanti rumeno, trovato da Bianco da solo, di Alessandro Bianco, una grande partita la sua, Monteanu segna il primo gol della partita a fare sportellate con Kerkez alla meglio fisicamente, poi batte Ljungdahl in uscita, 1-0 Fiorentina, ancora la viola con Bianco, altra palla al centro, questa volta Ljungdahl senza problemi fa suo il possesso. Nasti entrato per il Milan, Frisiero scambia proprio con Nasti che trova Elilali, scambio nello stretto, Tonin ribattuto, la palla torna sul piattone di Elilali che pareggia per il Milan, il terzo gol consecutivo dopo la doppietta all'Ascoli di Gabriele Elilali. Pochi minuti prima Monteanu ha avuto l'occasione per assegnare il 2-0, ho sbagliato, gol subito, arriva sul rimpallo fortunoso il pareggio di Elilali, poi bravo con il piattone destro a prendere in controtempo Brancolini e fare 1-1. Ancora Milan che avrebbe l'occasione con Mionic di sorpassare la Fiorentina, ci prova con il destro alto, un'altra mischia nell'area della viola, Elilali cerca la doppietta piazzando il piattone con il destro, Brancolini senza problemi l'aspetta lì. La Fiorentina che dopo qualche minuto si scuote ancora con Bianco, trova Spalluto che lascia lì la palla, arriva Pierozzi all'appuntamento con il gol, il 2-1 della Fiorentina, la fisicità determinante di Samuele Spalluto nella partita, il gol di Niccolò Pierozzi, il terzo in campionato, del numero 3 all'abbraccio, tra quinto che sostituisce Aquilani, squalificato come Agostinelli, e Bianco dei migliori in campo di giornata. Michelis e Spalluto, sfida tra pesi massimi, Pierozzi puntuale con il destro batte Ljungdahl, 2-1 Fiorentina. Fiorentina che poi con Neri che serve Spalluto all'occasionissima per andare sul 3-1, la posizione regolare, schiaccia troppo il destro Spalluto, si rimane 2-1 che però cambia con il tocco di Spalluto per Monteanu che con il sinistro incrocia, batte Ljungdahl per la terza volta e fa 3-1 Fiorentina, quinto gol in campionato per il numero 9.
Fiorentina che dopo il pareggio dell'Ilani è sbandato per qualche minuto e poi di forza ha ribaltato la partita, la gioia di Marcello Quinto, il doppio vantaggio viola.